Ripartire dal fatto di non sentirsi attaccati, perché non si è colpevoli per il fatto di essere uomini. C'è una cultura, che è la cultura in cui tutti noi e tutte noi veniamo cresciuti, educati, che è una cultura patriarcale, che ci porta a comportarci in un certo modo a seconda del nostro genere. Quello che noi invitiamo a fare è fare una riflessione sui propri condizionamenti. Quello che suggeriamo di fare è farlo anche attraverso le storie. Abbiamo deciso di raccontare delle storie che aiutano a inquadrare certe dinamiche. Una volta che si comincia un po' a fare amicizia con la riflessione su questi temi, si può cominciare a riflettere, a capire che non ci sono nemici, ma ci sono delle persone che possono andare nella direzione della parità e quindi essere alleate e liberarsi, quindi esprimere se stessi e se stesse, esprimere i propri desideri senza essere censurati o limitati a causa del loro genere. Una costante. Coloro che sono riusciti a sporgersi un po' più in là hanno sempre visto che chiudersi all'interno di ruoli limitanti non faceva bene né all'uno né all'altro. Euripide è stato uno di questi che è riuscito a mettere finalmente in bocca alle donne una critica al mondo patriarcale, è stato uno dei primi a farlo e ha saputo attraverso Medea incarnare proprio quell'urgenza, quel dolore femminile, portando addirittura a dire preferirei morire di spada in guerra che partorire, che è un'immagine fortissima se ci pensi, no? E non è questo un modo per ridurre Euripide a femminista, è un modo più che altro per far capire, per quanto poi la riduzione non sarebbe femminismo, semmai sarebbe una definizione, sarebbe far capire che nel momento in cui si accetta di fare filosofia, si deve accettare anche di mettere in discussione ciò che si è e di conseguenza il proprio modo di stare al mondo insieme agli altri, in relazione con gli altri. Capire che per un maschio può essere molto più stimolante quello di non stare costretto all'interno del ruolo che ti dice non devi piangere, non devi provare emozioni, devi essere sempre perfetto, devi rispondere a tutto, devi saper costruire, edificare, eccetera, eccetera. E capire che per un bambino avere il gioco azzurro e una bambina il gioco rosa, se significa spingere il ragazzo verso l'esplorazione, l'astronauta, eccetera, e la bambina verso il maquillage, è umiliante tanto per il bambino che per la bambina. Perché in questo modo si generano delle aspettative che sono devastanti per entrambi. Allora l'invito è cerchiamo di ripensare a partire da noi stessi, non cominciando da un diktat che invece ci vuole tutti quanti aderenti a una delle due categorie. E certe riflessioni purtroppo ancora si scontrano col fatto che tante persone pensano che riflettere sulla parità, riflettere sui condizionamenti significhi annullare le differenze o significhi perdere qualcosa. Rispetto al linguaggio, di questo ne parlano tanti linguisti, sociolinguisti e sociolinguiste, sul fatto che l'italiano non ha un genere neutro e in generale abbiamo difficoltà a declinare certi nomi al femminile. Non perché non si possano declinare, perché ne decliniamo altri, ma perché quei generi indicano un'autorevolezza. Perché è difficile? Perché non siamo abituati a vedere donne autorevoli in certe posizioni. Adesso però ci sono. In Italia ancora c'è questa, come dire, ci sono queste resistenze che in altri paesi non ci sono. Rispetto all'educazione, in tantissimi paesi europei ci sono si fa educazione sentimentale a scuola, in Italia non si fa, perché si ha paura di quello che può scatenare. Ma che cos'è che può scatenare l'educazione sentimentale? Il fatto che tu impari a agire nel mondo, a seguire le tue inclinazioni, il tuo orientamento, i tuoi desideri, ma sempre nel rispetto delle altre persone. Quindi semplicemente potrebbe venire fuori che quello che tu desideri, l'orientamento che hai, le inclinazioni che hai, non rispettano i canoni che ti sono stati dati. Solo questo può succedere, però questo fa molta paura ancora a tante persone. Quindi l'educazione sentimentale in Italia ancora è un argomento tabù, qualcosa che non rientra per esempio nei programmi scolastici. Sarebbe invece una grande rivoluzione, perché potrebbe portare per esempio a un enorme abbassamento della violenza fisica, verbale e psicologica che ancora oggi si fa, che poi scaturisce anche nel femminicidio. Che nasce molto spesso dall'inconsapevolezza rispetto a quello che si vive, al vissuto che si ha, alle emozioni che si provano.